Salve, eccoci qua, un altro bellissimo libro di Bumil Rabah, La tonsura. Eccolo qua, vi faccio vedere questa edizione, che adesso non c'è più, nella vecchia edizione, costava 18.000 lire. E questo libro è stato scritto nel 1970, ricordiamoci bene questa data. Allora, Rabah nel decennio precedente era diventato sempre più conosciuto, c'era stata nella Cecoslovacchia una parziale ma reale liberalizzazione, soprattutto nell'ambito delle arti, e c'era la possibilità di molti autori, per molti autori di produrre dei testi non perfettamente in linea con il regime. E aveva per esempio avuto moltissimo successo anche non soltanto il libro ma anche il film Treni strettamente sorvegliati. Insomma, era un periodo buono, diciamo, per la letteratura, fino all'agosto del 68, quando 20-21 agosto le truppe del patto di Varsavia invasero la Cecoslovacchia. Le cose cambiarono radicalmente. Le truppe di Brezhnev e compari cambiarono completamente la situazione. Molti libri di Rabah furono mandati al macero, molti autori non poterono più scrivere. Alcuni si nascosero, alcuni cercarono di lottare, alcuni emigrarono, poco dopo Milan Kundera per esempio emigrò e lui si ritirò nella sua casettina di Kersko, vicino a Praga, e in qualche modo si nascose, vorrei dire, e scrisse, riprese a scrivere. Che cosa però? Con una nuova idea, cioè riprese a scrivere dei tempi passati, una specie di nostalgia di quando era giovane e soprattutto di quando la situazione era diversa, e quindi riprende a scrivere una serie, un trittico, una trilogia di libri ambientata in Nymburk, che è il posto dove lui ha vissuto per molto tempo. Lui ha vissuto in questo posto con suo papà František Rabah, naturalmente, con sua mamma e con lo zio Pepin. E i racconti che di questa La tonsura, ma sono una serie di raccontini ma tutti legati, possiamo considerare un romanzo, sono narrati dalla madre che racconta le sue storie. Lui, Bumil, non è presente in questa serie di racconti. E sono racconti molto belli dove si mescola l'ironia, dove si mescola l'umorismo vero e proprio di Rabah con un certo grado di nostalgia. Nostalgia per tempi passati che non tornano, e in alcuni aspetti si capisce che quello che succedeva ormai è finito, non può tornare. Il periodo era un periodo nel quale la Cecoslovacchia era già uno stato autonomo, quindi dal 18 fino al 18 la Cecoslovacchia faceva parte dell'impero asburgico, poi è diventata una repubblica autonoma fino al 39, quando i tedeschi hanno invaso e tutta la Cecoslovacchia, avevano cominciato con il territorio dei Sudeti, poi hanno invaso tutto quanto, poi c'è stata la guerra, eccetera. Però in quel periodo lì, ancora con dei personaggi che hanno vissuto nel periodo asburgico, quindi anche nostalgia doppia, alcuni di loro riparlano del periodo asburgico, ma questi due aspetti si mescolano molto molto belli. Sono delle invenzioni poetiche, direi, molto molto belle, quando la protagonista con lo zio Pepin se ne sale direttamente sulla ciminiera della fabbrica di birra. Forse mi sono dimenticato di dirvi che tutti sono ambientate in questo paese dove c'era la fabbrica di birra, e uno degli amministratori di questa fabbrica era proprio il padre di Rabah, quindi questo Franci. E quindi allora dice, salgono lo zio Pepin e la protagonista, salgono sulla cima di questa ciminiera, 60 metri, e all'interno uno scompiglio perché arrivano i pompieri, cercano di andare a salvare. Addirittura il direttore della ditta, della birreria, va su lui e in qualche modo li fa scendere. Non si fa male a nessuno, naturalmente, ma il tono con cui viene raccontato è bellissimo. Poi racconta anche un'altra storia, quando uccidono il maiale e fanno i salami, fanno tutte le varie parti, e alla fine si sporcano proprio la faccia con il sangue, che è una specie, un rito quasi di buona fortuna, e anche lì si rincorrono
eccetera. È bella anche quando racconta di lei che va a lavarsi nell'acqua calda di una specie di botte dentro la birreria, si chiude a chiave lì e sta lì e galleggia in quest'acqua molto calda e sogna bellissimo. Insomma, è un libro veramente divertente, un libretto di 150 pagine scarse in questa versione. È molto molto bello, è diverso da alcuni libri di Rabal, è molto più impegnati, molto più seri, però diciamo c'è della poesia, c'è della nostalgia della poesia e c'è dell'umorismo molto forte. Quindi io vi consiglio, se pensate di leggerlo durante le vacanze di Natale, magari guardando la neve che esce, fate una bellissima cosa. Benissimo, buona lettura